Adesso vi racconto una storia. Successe che un giorno la lepre, andando sul vantaggio di essere l'animale più veloce del bosco, venne sfidato da un giocatore. E anche se trovava la stima e la sfida poco stimolante, accettò lo stesso. Iniziata la gara, la lepre raggiunse un grande vantaggio rispetto alla tartaruga e decise di ripetere. Malgrado tutti i suoi sforzi, la gara la vinse la tartaruga, perché il resto della lepre iniziò a sminacciare, la tartaruga, essendo consapevole della sua lentezza, ma questa non è l'unica fiaba che ci insegna che la strada più corta non è mai la migliore. Infatti, ce n'è un'altra dove al posto della lepre troviamo Achille. Ecco la storia di Achille e la tartaruga. Ma questa non è una storia. Questa è una storia che riguarda il tempo e i numeri. Ora parleremo del paradosso di Zenone, che ipotizza una gara tra Achille più veloce, Achille, 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 Achille. Il paragone avviene tra Achille per dissimulare la velocità e la tartaruga. Nel tempo in cui Achille raggiunge la tartaruga per un grande tempo, la tartaruga avrà fatto 10 centimetri. Nel tempo in cui Achille percorre quei 10 centimetri, la tartaruga avrà fatto un centimetro. E questo continuerà fino all'infinito. E Achille non raggiungerà mai la tartaruga.